La calvizie, cioè un progressivo diradamento dei capelli, sebbene sia un inestetismo che coinvolge una percentuale altissima di uomini e molto meno le donne, è causa veramente di un imbarazzo, diciamo così, di natura psicologica molto importante, e questo porta a richiedere una correzione di questo fastidioso inestetismo. Il metodo migliore è quello di utilizzare i capelli prelevati dalla regione occipitale per poi trapiantarli nella regione del vertice e dell'attaccatura dei capelli, che sono quelle maggiormente coinvolte. Questo intervento si esegue di solito in anestesia locale, talvolta con un po' di sedazione. Non esistono bendaggi nei giorni successivi. Compare gonfiore e ogni microisola trapiantata sarà circondata da una microcrostina di sangue che cadrà nei giorni successivi a seguito di blandi lavaggi. Il vero risultato estetico lo si potrà apprezzare solamente dopo molto tempo, in quanto la ricrescita di questi capelli inizierà nei 2-3 mesi successivi al trapianto, aumenterà al ritmo di 1 centimetro circa al mese, e dunque affinché i capelli raggiungano la lunghezza di 6, 8, 10 centimetri e quindi possano dare volume, ci vorrà all'incirca un anno. Non sappiamo esattamente per quale motivo i capelli del vertice cadono e quelli della regione occipitale e delle tempie no, ma si sfrutta proprio questa predilezione alla non caduta dei capelli della regione occipitale per fare in modo che possano poi per tutta la vita, una volta trapiantati, rimanere nella loro sede.